Ci sono luoghi in cui passato e futuro si accostano. Luoghi in cui si trovano riuniti i primi e i più recenti capitoli di quel libro che è la storia dell'operare. Ecco, uno di questi luoghi è Cassino, poiché a Cassino sorge una delle più antiche abbazie della storia della cristianità, più volte distrutta e ogni volta caparbiamente ricostruita dove e com'era. Ma sorge anche, a pochi chilometri in linea d'aria dall'abbazia, uno dei più moderni stabilimenti della Fiat Automobili. Passato e futuro. Il passato è quassù, tra le mura del monastero fondato da San Benedetto, e nell'intensa vita spirituale e culturale che per secoli, attraverso i monaci benedettini, si è irraggiata attraverso l'Europa. Il passato, infine, è negli antichissimi codici medievali, redatti pazientemente nei secoli da oscuri amanuensi, per trasmettere a noi e a coloro che verranno tutta la memoria del mondo. Passato e futuro. Il futuro, invece, è nella pianura, dove la Fiat ha costruito uno stabilimento che rappresenta il suo impegno più importante nel processo di industrializzazione del Mezzogiorno. Il futuro è nelle tecnologie estremamente complesse e sofisticate che garantiscono il risultato del prodotto finito e riducono in gran parte la fatica del lavoro quotidiano. Il complesso produttivo di Cassino, entrato in funzione nel 1972, si estende su un'area di 2 milioni di metri quadri, di cui oltre 300.000 coperti, e dà lavoro a oltre 9.000 persone. È un impianto di produzione terminale, un impianto cioè destinato all'assemblaggio di pezzi staccati che affluiscono allo stabilimento di Cassino da altri stabilimenti Fiat o da fornitori esterni, in containers trasportati via treno o via camion e che costituiscono un grande magazzino mobile di alimentazione delle lavorazioni. La capacità produttiva dello stabilimento è di circa 1200 vetture al giorno. Il livello di automazione è uno dei più avanzati d'Europa. Basti dire, ad esempio, che sono installati a Cassino oltre 100 robot per le lavorazioni di saldatura e verniciatura. Il processo di assemblaggio incomincia qui, nelle due officine in cui vengono uniti, mediante saldatura a punti, gli elementi di lamiera stampata che formano la scocca. Gli spostamenti delle lamiere stampate, la chiusura dei morsetti di bloccaggio, i movimenti delle saldatrici, sono tutti comandati tramite pulsantiere. Il comporsi del gigantesco meccano viene scandito, come in una partitura musicale, dallo scatto dei relè dei contatti elettrici. Decine e decine di particolari si compongono in sottogruppi sempre più complessi, trasportati automaticamente da una stazione di lavoro alla successiva. Al termine dell'intero processo, sulla vettura vi sono circa 3.500 punti di saldatura, dei quali più di 2.500 nascono da operazioni automatizzate, quindi con la massima garanzia di qualità e affidabilità.
la saldatura della scocca, sia della ritmo che della regata, è affidata a un impianto totalmente computerizzato, chiamato RoboGate. Esso consiste in una serie di stazioni a forma di portale, in ognuna delle quali agisce un gruppo di robot che svolge una fase del progressivo processo di saldatura. Il computer comanda l'intero ciclo, controlla il corretto posizionamento dei componenti della scocca e i parametri elettrici della saldatura e dialoga in tempo reale con i robot e i carrelli semoventi che trasportano le scocche da una stazione all'altra. È un vero e proprio balletto meccanico che, nella totale assenza della presenza umana, dà visivamente la misura del livello di sofisticazione raggiunto. La perfetta geometria delle varie parti componenti la scocca è garantita da una serie di chiusure e bloccaggi di forma opportuna, disposte su una struttura mobile, detta bilancelle. Il RoboGate elimina le lavorazioni più faticose per l'uomo e garantisce la qualità e l'uniformità della produzione, riducendo enormemente anche il rischio di errori. Inoltre consente la massima flessibilità di adeguamento alle variazioni di domanda da parte del mercato, perché permette di saldare più versioni di scocca diverse con il medesimo impianto, sostituendo soltanto una parte minima dell'attrezzatura. La flessibilità produttiva di questo impianto è totale, in quanto esso lavora contemporaneamente i due modelli, ritmo e regata, in qualunque percentuale. Dopo la saldatura a RoboGate vengono montate le portiere, il cofano motore, il baule e a questo punto la scocca è completa di tutte le sue parti in lamiera. Qui è l'uomo ad essere protagonista. Per i controlli e le rifiniture la sua esperienza e sensibilità sono indispensabili. Le scocche passano all'officina successiva, dove vengono sottoposte a un bagno di cataforesi, che costituisce il più recente ed efficace sistema di protezione della scocca dagli agenti atmosferici. Dopo la cataforesi, il lavaggio e il trattamento antirombo, viene data una mano di vernice di fondo a cui vengono successivamente sovrapposti diversi strati di smalto. Queste lavorazioni si svolgono in ambienti che eliminano ogni rischio di inquinamento e sono affidate in gran parte ad impianti automatizzati e robotizzati. Il loro movimento costante ritma la gamma dei colori Fiat. Dopo la verniciatura, le scocche attraversano il tunnel dei forni di essiccazione. Prima di lasciare l'officina, vengono infine attentamente controllate, una per una. Tutte le acque di lavaggio usate per la verniciatura contengono dei prodotti chimici e dei sedimenti
e costituiscono potenzialmente un pericolo di inquinamento. Questo problema è stato risolto con la creazione di grandi vasche di raccolta, in cui le acque vengono recuperate mediante l'asportazione dei residui di vernice e dei sedimenti nocivi. Quando le acque vengono immesse nella rete di scarico, esse sono assolutamente innocue dal punto di vista ecologico, e questo fatto, oltre all'assenza dei fumi e dei prodotti sgradevoli, spiega in che modo il complesso industriale riesca a convivere serenamente con la campagna che lo circonda e con la sua vita prevalentemente agricola. In questo stabilimento così ricco di automatismi c'è un reparto che contrasta singolarmente con gli altri, poiché vi si trova ancora un rapporto fisico tra l'uomo e il prodotto che richiama alla mente l'idea del laboratorio artigiano. È la selleria, in cui si confezionano i rivestimenti interni e i sedili. L'automatismo torna ad affiancarsi all'uomo per aiutarla a superare le operazioni più faticose del reparto ruote. Le scocche sono arrivate ora al montaggio finale, nel quale si svolgono tutte le operazioni di sellatura e di carrozzatura. La scocca è solo la struttura portante dell'autoveicolo, lo scheletro di una realtà più complessa, dove si inseriscono, uno dopo l'altro, le centinaia di elementi che compongono il prodotto finito: rivestimenti del padiglione, cristalli, guarnizioni, pedaliere, fanaleria, paraurti, cruscotto, freno a mano e così via, per una infinità di altri componenti di cui nessun automobilista sospetterà mai l'esistenza. E naturalmente la cosa più importante di tutte, il gruppo motore e tutti gli altri elementi fondamentali della parte meccanica. Il montaggio finale è suddiviso su 6 linee. Le operazioni che vi si svolgono sono ancora poco automatizzate al confronto di quelle eseguite in lastratura e verniciatura, ma proprio in quest'area si avranno negli anni a venire i più interessanti sviluppi. Per garantire un alto livello di qualità e affidabilità, le vetture durante tutte le operazioni di assemblaggio e montaggio sono state sottoposte a tutta una serie di test. All'uscita dalle linee di montaggio, le vetture vengono ancora una volta provate una per una su una pista di collaudo compresa nell'area dello stabilimento, pista che riproduce, tra l'altro, i diversi e più accidentati tipi di fondo stradale a cui un'autovettura nel corso della sua vita può trovarsi di fronte. Dopo che anche quest'ultimo collaudo personalizzato è stato condotto a termine, la macchina raggiunge il piazzale delle spedizioni, dal quale poi viene prelevata per essere caricata su camion e su treni speciali. Così il ciclo si chiude. Quei materiali che erano giunti con i containers ripartono da Cassino, trasformati in prodotti finiti. Futuro
e passato. Il rapporto che unisce questi due mondi, così diversi fra loro, va molto più in là del fatto geografico, poiché religione e filosofia, scienza e tecnologia non sono che facce diverse della cultura, che poi, a ben guardare, altro non è che la continuità della vita. Fra le pagine ingiallite dei codici medievali, negli arabeschi dei caratteri gotici, nelle preziose miniature dai colori ancora oggi smaglianti, non ci sono accenni alla disposizione modulare del Robogate, né planimetrie industriali, ma solo pensieri e riflessioni di uomini antichissimi, che hanno posto le premesse del mondo di oggi, così come gli uomini che oggi lavorano nello stabilimento di Cassino pongono le premesse del mondo di domani. Thank you.